Carissimi amici ed amiche, bentrovati sul canale, benvenuti. Continuiamo la nostra riflessione sul caso di Alice Neri, continuiamo quello che io ritengo una professione di verità, una professione di moderazione. Su questo caso in cui alcuni credono che la verità si è vicino, ma ahimè, io non penso oggettivamente la stessa cosa. Questo video potrebbe titolarsi "Lo chiamavano Trinità". E il titolo trae spunto non tanto dal celebre film di Terence Hill, Bud Spencer, ma va da una dimensione, diciamo quasi provvidenziale, con la quale il tunisino Galul, 29 anni, in quella notte fonda del 18 di novembre, piomba a Concordia nella vita di una giovane moglie, mamma, di nome Alice Neri, e inspiegabilmente la uccide, ne distrugge il corpo e l'auto. Ora, se fosse veramente successo così, si tratterebbe, diciamo, solo di una dolorosa e triste storia di depredazione sessuale, come ahimè ogni tanto si sente, ogni tanto succede. Invece questa vicenda non è chiara, non è chiara perché la vita di questa donna, come sapete, era in una fase di confusione, di agitazione, che aveva trovato il culmine in quella giornata precedente del 17 novembre, iniziata prima dell'alba, proseguita nel lavoro, dove non era stato un lavoro normale, perché nel lavoro aveva un amante, come sapete, ossessionato, potremmo dire, e ossessivo, di nome innominabile. E quindi dopo, si dice, anche una burrascosa giornata di lavoro, incontra nel primo pomeriggio un ex collega marocchino, il cui contenuto di questo incontro non è chiaro, perché sembra che dovesse essere un interesse al lavoro, all'AWAM, mentre poi dal giorno dopo questo marocchino prende il volo appunto per il Marocco e vi rimane per mesi. Comunque, Alice Neri poi, come sapete, torna a casa per brevissimo tempo, trova una scusa di dover uscire con un'amica e poi si va ad incontrare con il Marco Cucui allo Smart Café di Concordia, dove rimane fino alle 3:30. Quando arriva questo Trinità, arriva questo sconosciuto tunisino, che sale in macchina, resta fermo un'ora con lei. Poi l'auto viene trovata nella zona dei Laghetti, via Duguale Secondo, quella sera del 18, completamente bruciata ed il corpo carbonizzato. Subito il tunisino è il principale sospettato, ovviamente, e tutti quanti hanno sperato in una veloce chiusura di questa indagine. Però poi si è visto che più passa il tempo e più le cose si vanno a complicare, perché dalle verifiche, più si verifica, più si vede che
questi elementi di accusa vanno a perdere la consistenza, mentre acquistano consistenza le ombre, i silenzi, le reticenze, le cancellazioni, il voler rinnegare le amicizie, gli amori, cancellato qui, cancellato lì, gli account, il silenzio. Il silenzio, questo grande protagonista. La fuga mediatica, ma anche si dice la fuga fisica, perché si è parlato della fuga di questo tunisino. Ma diciamo a ben vedere, questo delitto, visto che si consuma il 18, noi cosa sappiamo di questa fuga? Sappiamo che la prima volta questo tunisino parte il 26 e va in Svizzera. Quindi, diciamo, dopo 8 giorni va in Svizzera e dopo un paio di giorni lo troviamo a lavorare in Germania. E lo fa in un modo, diciamo, pubblicando sui social, va bene, ma la domanda è: ma è andato a lavorare in Germania per scappare da un omicidio, sebbene dopo 8 giorni o meno? Ebbene, in maniera ufficiosa almeno, perché l'ufficialità ovviamente avviene in altre sedi, però sembra, da quello che si dice, che questo lavoro in Germania non fosse improvvisato, fosse un lavoro programmato, cioè che il Galur fosse atteso in Germania per il lavoro. E se questa notizia fosse confermata, sarebbe, come dire, un altro elemento di debolezza per l'accusa, perché ci troveremmo di fronte a questo Galul che non è che scappi in Germania, ma va esattamente dove era previsto che dovesse andare. Poi, quando è, diciamo, presumendo che lui fosse innocente, presumiamo, lui quando è che viene a conoscenza di essere ricercato? Viene a conoscenza il 10 di dicembre, 10 di dicembre, a seguito di quella famosa telefonata che tutti quanti ricordiamo, no? Della giornalista che gli dice le cose. E cosa emerge? Emerge che lui apparentemente almeno sembra sconvolto, sembra impaurito. Vorrebbe tornare, dice, ma forse ha paura di andare a finire, voglio dire, in una situazione troppo difficile. Però ci sono altri dubbi su questo tunisino, perché si dice poi non è solo quello, è anche per il fatto che sono emerse che lui fa una serie di telefonate alla moglie. Quindi scuse trovate di trovarsi con la moglie in Grecia, ma anche dice alla moglie: io torno in Italia per chiarire questo fatto, però tu cancella tutti, comunque tutti i messaggi e cancella tutto. Ora, questi messaggi, ovviamente, certamente non erano messaggi relativi alla questione di Alice Neri, perché lui non ha messaggiato alla moglie o non ha ricevuto messaggi da qualcuno relativo a questo episodio. Ma io credo, almeno secondo un buon senso, che la sua paura è che
una indagine dei carabinieri facesse venire alla luce il fatto che lui era coinvolto in giri di droga. E questo è un fatto risaputo, un po' come tanti purtroppo di questa etnia sono coinvolti in giri di droga, soprattutto hashish, marijuana. Quindi, secondo me, questo suo appello alla cancellazione era un appello dovuto alla paura che potessero essere scoperti questi giri. Ora, poi viene, dice, si sottrae alla cattura, comunque viene catturato. Una fuga comunque anomala se viene confermata questa circostanza che questo datore di lavoro di questa ditta giustifica la sua presenza come una presenza programmata. E lui stesso non credo che arrivi alla sfrontatezza di, in quel periodo, di esibire delle foto mentre lavora sulla gru, eccetera, eccetera. Poi nella vita, vedete, tutto è possibile, però questo per farvi capire che gli elementi oggettivi effettivamente sono pochissimi, come la morte attribuita fino a poco tempo fa in via Forella, quando poco probabilmente è avvenuta lì, per via di quella sigaretta trovata ai laghetti col DNA di Alice, che rende probabile, ma credo quasi certa, la presenza di Alice Neri viva ai laghetti. Poi, per quanto riguarda l'incendio, noi non sappiamo, ad oggi non si sa esattamente l'ora dell'incendio, ma non vi è nulla, non vi è un elemento che collochi questo Galullo lì. Addirittura sembra che l'avvocato Ghini, ma questo è sempre una cosa ufficiosa, ma lo deve produrre un filmato, qualcosa che addirittura in quelle primissime ore del 18 abbia qualcosa che colloca il tunisino altrove. Ma comunque sia, addirittura sembra che l'olio esausto non sia stato usato, vedete? Al di là se i pantaloni sono gli stessi, non sono gli stessi, vedete le perplessità che ci macerano in questo caso, come pure le chiavi dell'automobile che non sono state trovate, come pure il cellulare di Alice che non è stato ritrovato, nemmeno una traccia è stata ritrovata e quindi è stato portato via dall'assassino dopo che questo assassino ha manovrato su questo cellulare, respingendo le chiamate di Nicolas, cancellando messaggi come quello mandato "Ciao Marocchino". E quindi è tutto qui il mistero. Ma secondo questo tunisino, secondo il Galullo, cosa succede invece? Se vogliamo andare secondo la sua versione, succede semplicemente che arrivati in via Mazzalupi vanno in panico entrambi, e gli dice, perché c'è una macchina scura che li segue. Alice pensa che qualcuno segua lei, lui può pensare pure che qualcun altro segua lui. Lui scende, dice, ha paura, si rimane anche nascosto un poco, poi se ne va a piedi per le campagne. Questo è. Ora, questa versione data nella fase iniziale, badate che era stata data prima che poi emergesse davvero la presenza di quest'auto scura. Cioè,
Cioè, per farla breve, se questo Tunisino si fosse inventato la storia della macchina che seguiva in via Mazzaluppi, a quell'ora, stiamo parlando delle 5:15, di una zona sperduta, quante possibilità c'erano che una macchina seguisse quelle di Alice? Eppure, molto dopo che lui ha reso al suo avvocato questa versione, effettivamente si notano due macchine, una esce, un'altra non esce, per cui probabilmente gira per via Dugale II. Quindi come non avere dubbi? Di chi era questa macchina? Non è mai uscito né il proprietario né l'autovettura. Cosa ci faceva questa autovettura che seguiva di pochissimo dietro a quella di Alice? Come non avere dubbi? Come creare fazioni su questo elemento che non viene mai abbastanza evidenziato? Ed è qui, su questo elemento, su quello che succede alla zona dei laghetti, che si alza un muro di gomma. Si assiste ad incomprensibili prese di posizione per non cercare altre strade, per non cercare la verità. Si parla di fango, si parla di fango che viene gettato. Abbiamo chi si preoccupa della incolumità del cosiddetto innominato e innominabile, si occupa di questa incolumità presunta, giustificata dal fatto che questa persona ha famiglia e che lo potrebbero linciare perché lo considerano colpevole. Veramente. Questa cosa qui fa rimanere meravigliati, specie se viene da una parte della famiglia. Io credo che tutte le strade debbano essere percorse fino in fondo, soprattutto quando non c'è certezza. Non c'è certezza di nulla in questo caso. E invece di parlare appunto di questi elementi oggettivi, come questa automobile, ad esempio, che è entrata e non è stata identificata e che seguiva la macchina di Alice, invece di parlare dell'olio esausto di cui non si trovano tracce, invece abbiamo dichiarazioni che fanno fare i titoli dei giornali di gossip, in cui si dice: il pantalone di Gallur non era lo stesso di quella sera. Notizia non vera, perché il perito ha detto che non può stabilirlo. Si dice: erano due DNA sulla spallina del reggiseno. Notizie inesatte, sono tre i DNA, il terzo DNA è degradato e si sta cercando di renderlo comparabile. Comunque, vedete, è tutto teso, diciamo, a creare delle contrapposizioni che non fanno bene. Leggevo proprio stamattina su un altro giornale online, mi sembra Fanpage, se non vado errato, dice: colpo di scena, colpo di scena. Nessun DNA del terzo uomo sul reggiseno. Perché fare questo titolo? Per quale motivo? Ove mai ci fosse un DNA nuovo sul reggiseno, perché dire nessun DNA del terzo uomo? Si deve procedere a comparazioni con tutti, con tanti. Perché creare questa contrapposizione? Abbiamo soltanto una speranza e una data, il 4 di luglio. Il 4 di luglio non si potrà più bluffare perché sarà un'udienza nella quale di tutto l'incidente probatorio
verrà depositato. E vi ricordo che l'incidente probatorio è importantissimo perché fa parte già del processo. Per cui se dall'incidente probatorio non verranno le risposte adeguate, noi ci troveremo con in mano un pugno di mosche. Il rischio per non allargare le indagini è quello dell'insabbiamento, è quello di non dare giustizia. Perché la verità va perseguita sempre, non secondo ciò che fa comodo. Dobbiamo cercare la verità. Dobbiamo cercare la verità dappertutto, non a senso unico. Vedete? Non a senso unico, perché adesso che si sta cercando a senso unico, stanno emergendo elementi che purtroppo non danno alcun tipo di certezza di nulla. E quindi questo Vallul, che doveva essere colui che ormai certamente andava a risolvere questo caso, che andava, come dire, a togliere in qualche modo le castagne dal fuoco a qualsiasi tipo di eventuale assassino, non si trovano riscontri. Ma certamente chi ha fatto del male ad Alice si trova nella cerchia dei suoi collegamenti stretti, amici, parenti, colleghi. È lì certamente che bisogna scavare. Non è possibile pensare che una persona del tutto estranea, del tutto sconosciuta, piombi nella sua vita, faccia quello scempio e tutta la situazione, così complicata, così oscura, così intricata, non c'entri nulla. Non c'entri nulla. Ora, io non so se ci troviamo di fronte a un assassino che è stato così scaltro, furbo, intelligente da non lasciare prova di sé, o se magari un assassino furbo da aver dato mandato a qualcun altro, o se siamo di fronte a indagini che non sono ancora arrivate ad indagare in tutte le direzioni. Io spero che vengano fuori sempre più elementi, perché se questo tunisino è stato lui, deve essere dimostrato e deve avere la massima condanna. Però ad oggi, ahimè, non c'è nulla, nulla che vada al di là di semplici indizi, di semplici dubbi. Come non vedere tutto il resto? E questo, con questo dubbio che io vi lascio, amici e amiche mie, e con la speranza, veramente con la speranza, come ho fatto pure trattando di tanti altri casi, che la verità prima o poi, con la forza dell'acqua, trovi piano piano comunque la sua strada. Grazie amici miei, un abbraccio, condividete il video e alla prossima. Ciao a tutti.